Presentaci questo posto. Un'interrogazione da sorpresa. Ma niente, questo è uno spot da Park Fortnite, di un ristorante con hotel che mette a disposizione il suo grandissimo spazio verde. Ta-da! Questa, ne ho vista anche un'altra. È il nuovo carrello di Ermanno. Quanto rilassante è guidare Ermanno in autostrada in Germania? Anche non mettersi dettagli, no? In qualsiasi autostrada. Se vai mezzo gelato ancora spalmato intorno alla bocca. Gelato di ieri? Ieri è stato oggi. Allora, visto che abbiamo energia in esubero, perché è da 4 giorni che siamo partiti e non abbiamo mai usato ovviamente il gas perché non ce l'abbiamo, ma nemmeno le prese della corrente dalle colonnine, proveremo a fare un test di cottura di una pasta molto tenace che richiede 15-20 minuti. Queste chiocciole qua, quindi adesso ancora non bolle, siamo al massimo di potenza. Alla potenza di 9 corrispondono 1500 watt, 115 ampere. La tensione è scesa a 13, ma ovviamente se stoppo risale a 13,20 almeno. Siamo quasi a Lipsia e guardate qui che spettacolo di posto. Lo abbiamo trovato su Park Fortnite ed era una struttura segnalata come rurale, quindi il simbolo del trattore. Costa 10 euro, ti offre il prato. Ancora dai da mangiare. Che ogni tanto si scornano. Sai cosa piace anche alle caprette? I fiori. Prova a prendere quei fiori viola, trifoglio. Guarda come se lo mangia, perché è anche zuccherato quello. Volete essere avvicinati? Certo. Sì, pulito. Volete essere avvicinati? Silenzio, sì, gradito. È da freddore anche. Se lo dai un fazzoletto? Sì. Bene, si riparte alla guida Pannocchia, copilota Seba. Non dimenticatevi di me e delle scarpe che stavamo per... No, lo sapevo. Vai dritta! Prima volta che fa retromarcia col carrellino. Dritta! Adesso comincia a girare tutto verso di me, così segui lui. Ok, ferma, piano. Fatta questa, tu puoi far tutto il giro così. Oppure vado dritta. Oppure dovresti farlo dalla parte opposta. Dai. Ah? Dai. Vuoi provare? Fallo quando ce n'è bisogno, dai. Guardate lo sfioramento, mamma mia, ci vediamo! Borderline, comunque vabbè, ormai siamo messi così e si va fino in fondo. Tappa Amburgo, via! La gente ci sorpassa fra lo stupito e l'indignato. Prossimi ad Amburgo, anzi siamo ad Amburgo, dove mangeremo un hamburger. Togliete quel libro delle barzellette al babbo.
Libro che avrei benissimo potuto scrivere io. Sirena della polizia. Nino, Nino, Nino. Come mai da questa conchiglia non sento il rumore del mare? Perché è una conchiglia del Mar Morto. Italiano. Inizia il tempo da lupi del nord, pioggia, fresco, vento, benzina e ci fermiamo a mangiare. Abbiamo superato il test della pioggia, nel senso che, non lo so, l'ultima volta, ma era dovuto credo ad altri problemi, Ermanno si era spento con la pioggia nei pressi di Bologna e forse per le puntine dello spinterogeno, forse perché avevo preso troppa acqua sotto al filtro dell'aria e quindi si era tappato, non lo so, e sta di fatto che se mi prendo una giacca è meglio, decisamente meglio. Danimarca raggiunta, lo sfondo che vedete è di una fattoria, siamo nella prima struttura del circuito Pintrip, si chiama, che è come Agricamper Italia, in Italia appunto, e come Nordtrip in Norvegia e come altri in Germania, Austria e diversi paesi, Svizzera anche. In cambio dell'ospitalità tu non paghi nulla, però sei invitato, come dire, a comprare i prodotti che sono in vendita. Guarda lì lì, guarda lì. Oh, vuoi assaggiarne uno di questi? Caramel. È salato. È salato, va bene? È finita che abbiamo preso. Abbiamo preso il gelato. Alle 10 di mattina. Va bene così. Tra l'altro oggi si rende indispensabile una seconda lavatrice da che siamo partiti, forse con asciugatrice, dipenderà dal tempo. L'asciugatrice non l'abbiamo mai provata, non so quanto consuma e non so quindi se la Bluetti ci sta dietro. Sicuramente andremo in un'altra struttura come questa, adesso ci stiamo spostando a Billund, dove c'è Legoland, perché dopo una settimana piena, perché oggi è domenica, siamo partiti lunedì di viaggio e di tanti chilometri per ogni tappa, diamo un po' di tregua anche ai bimbi e faremo un paio d'ore oggi soltanto. Quindi lì davanti proprio c'è una struttura come questa, cercheremo di chiamare. Ieri non ci funzionava il telefono, per cui non avevamo chiamato questi. Ma cosa l'hai preso? Non mi ricordo. Hai visto come sparisce quando c'è da pagare qua a Zambon? Grazie. No, stavo spiegando tanti dettagli storico-culturali. Vuoi guidare tu? Parcheggio di Legoland a destra, Legoland è a sinistra. E qui c'è un castello fatto di legno. Ecco Seba. Tutti dentro per pranzo in questo parcheggio vicino a Legoland e noi ovviamente fuori, sperando nel sole, ma come vedete le nuvole si spostano a una certa velocità, quindi si passa dal sole alla pioggia in 2 secondi e secondo me ci stiamo per prendere una bella doccia. Bimbi, venite a mangiare! È pronto? Iniziano ad esserci alberi ovunque. Mani a lavare. Avevo detto di stare dentro. Eh sì, dopodiché ho messo la tovaglia. No! Meglio se torniamo dentro.
Allora, ho lasciato la famiglia da Legoland e sono venuto in un'altra area Pin Trip, che però è desolata tanto quanto la precedente e senza ombra di anima viva. L'idea era quella di riempire il serbatoio e fare un'altra lavatrice perché è il momento di farla. Purtroppo qua non vedo tubi di carico, per il resto vuoto assoluto. Quindi non so, perché per fare la lavatrice con l'acqua, il serbatoio dell'acqua dei servizi nostri di Ermanno, dovrei trasferirla con una pompa immersione nell'altro serbatoio e non c'ho neanche voglia. Vado in giro e cerco un carico dell'acqua, tanto qua essere arrivati o non essere arrivati è la stessa cosa. Cioè, non devi registrarti, non devi far nulla. C'è da dire che per un italiano questo è decisamente il paese dei balocchi, perché qua si va tutto sulla fiducia e noi tiriamo fuori il nostro lato oscuro, per cui ad esempio adesso io sto letteralmente scroccando l'acqua da casa di uno che ha la sua area sosta qui vuota. Loro non ci sono apparentemente, non c'è una macchina, non c'è nulla. Qui vedete c'è il nostro serbatoio e il metodo per riempirlo in questo caso è semplicemente ascoltare quando la canna immersa dentro non fa più rumore. Già che ci sono, riempio anche il serbatoio principale. Certo che se il meteo cambia così velocemente già qua in Danimarca e neanche siamo in Svezia e neanche siamo in Norvegia, io non so in Islanda che cavolo ci può aspettare. Sono in attesa di risposta da Marco Vinci, il geologo glaciologo, per sapere se ha qualche tour, qualche consiglio da darci su quello che si potrebbe visitare. Ora questo spostamento col carrellino pieno d'acqua va fatto a basso regime perché abbiamo altri 40 litri e sono tutti sul lato. È uscito di nuovo il sole, ma va e viene. Eccoci, siamo di nuovo nel posto di prima. Sono riuscito a parlare col proprietario, quindi gli ho detto che siamo arrivati. Non parlava una parola di inglese né di italiano, quindi ci siamo intesi un po' a gesti. Il portabici si è praticamente sganciato da una parte, sganciato no, ma insomma si è allontanato, vedete? Da questo lato, quindi sta puntando tutto da quel lato lì. E vedete, lo sto tirando da questo lato, quindi questo gioco alla lunga, passata una settimana, ha fatto sì che il portabici si spostasse di qua. Quindi tiro giù tutto, visto che ho il pomeriggio libero per fare la lavatrice, il bucato e sistemare un po' di cose. Stacco il carrellino, tiro giù le bici, faccio andare la lavatrice e poi domattina riagganciamo il carrellino, non c'è bisogno di avercelo sempre dietro, fortunatamente, è una specie di roulottina per noi. Ok, Bluetti collegata sia alla pompa dell'acqua che alla 220, non resta che accendere la lavatrice. Adesso sto giro magari ci metto questa sotto così balla meno. Vento d'estate, io vado al mare perché porca puzzola, altro che turbina eolica. Indipendenza che ti dà l'energia elettrica e che non ti dà il gas, perché col gas tu puoi alimentare tante cose, ma non tutte. Con l'energia elettrica tu alimenti qualsiasi accessorio dispositivo, dalla lavatrice alla lavastoviglie, dal riscaldamento al boiler dell'acqua calda. Stavo scambiando dei messaggi su Facebook, ad esempio, con un certo Mattias, decisamente orientato al nucleare a differenza mia, e io a un certo punto ho detto: guarda, sarei contento di pagare le bollette dicendo questa energia è prodotta dal nucleare, buon per te. Io le bollette non vorrei più pagarle, vorrei sganciarmi dalla rete
vorrei autoprodurre la mia energia e questo posso farlo con pannelli fotovoltaici, turbina eolica e tutt'al più queste due soluzioni. Risparmio energetico, efficienza, ottima coibentazione. Il vento vi sposta dall'altra parte, tanto per parlare di energia. Prima di finire il video così, che mi lasciava un po'... mi mancava qualcosa, visto che qui continua a piovere, smette, piove, smette, e i vestiti che ho lavato e steso sono anche caduti, perché io, come tutti gli uomini, non so dove sono le mollette in questo momento. Facciamo un'asciugatrice, ho messo la prolunga dal fondo del furgone, saremo collegati quindi al banco batterie principale, per cui adesso mi prendo un po' d'acqua, attacco la lavasciuga e vi dico il responso. È tempo di spostare da lì a qui, è tornato il sole, vabbè, comunque ormai si fa la prova, via. Tolto anche la pellicola, vedete, dry, se io seleziono dry lui va a 30, 59, 90, 2 ore, 3 ore, vedete, facciamo un inizio soft, 30 minuti. Ok, ha cominciato a girare. Vediamo per curiosità quanto sta consumando. Adesso ho spento il piano induzione, quindi si dovrebbe vedere il consumo effettivo. 1,2 kW, quindi 90 A. In realtà sarebbe 1,2 kW il risultato del consumo meno la produzione di energia dai pannelli solari, quindi probabilmente è 1,4. Qui ho inclinato apposta il carrellino così, in modo che i pannelli solari puntino nella direzione giusta, e vedete che sono comparsi anche un po' di adesivi dei nostri sponsor: Espe, Scale the Market, Nuova Camper Marostica, Case in Paglia, Effi Casa e Litio Store, e ovviamente Maurizio di MM Vintage Cars. 28 minuti. Beh ragazzi, la lavasciuga, che nerdata è. Allora, qui ha finito, ma questo aggeggino qua è fatto talmente bene che prevede anche il rischio di scottarsi nel momento in cui il cestello è troppo caldo, quindi va avanti a mostrare questo simbolo che continua a girare così finché non si raffredda, e cosa che spero succederà a breve, perché è 10 minuti che va avanti e comunque fa un freddo assurdo. Adesso vado a prendere Madda, Seba e Mati al parco, a Legoland. Ho preparato due cose da mangiare, le batterie adesso tra che ho usato questa lavatrice, asciugatrice e piano induzione e qualche altra cosettina, le batterie sono al 60%, quindi vabbè, continuate a seguire il viaggio. Noi cercheremo di raggiungere prima Oslo, credo, e poi potremo andare fino a Stoccolma. A quel punto torniamo indietro, però, per dirigerci verso il porto d'imbarco con calma. La Norvegia, non lo so, è un po' un'incognita, forse giusto la parte vicino a Oslo, ecco, la parte sud più che altro.